dietro per arrivare a un risultato di questo genere, che è un risultato importante, forse io mi permetto di dire uno dei più importanti, una delle soddisfazioni migliori in un anno e mezzo. Beh, indubbiamente è un lavoro, diciamo così, un impegno che siamo molto contenti di essere riusciti a portare a casa finalmente, perché sono 2,5 milioni che, a fronte di poco più di 150.000 euro che abbiamo per la manutenzione ordinaria, ci daranno a 6 plessi scolastici un ampio respiro, insomma, e soprattutto quegli interventi che sono attesi dalle famiglie da moltissimo tempo, mentre invece non riusciamo mai a far fronte, appunto, a questioni piuttosto impegnative per le casse amministrative, diciamo per le casse del comune, con fondi propri. Siamo riusciti ad arrivare a questo, diciamo così, a questo risultato grazie al dialogo con la giunta regionale, cioè facendo capire che ovviamente alcuni interventi non erano più rinviabili e che quindi c'è stato questo incontro, diciamo, in cui, lo dico anche con un pizzico d'orgoglio, il nostro assessore alla scuola in questa fase è il coordinatore, diciamo, degli assessori alla scuola di tutti e 15 municipi di Roma. Si è tenuto in regione questo incontro, alla fine del quale si è riusciti a sbloccare questo finanziamento, e quindi siamo fiduciosi che nei prossimi giorni esca, diciamo, la delibera definitiva della giunta regionale che ci metterà a disposizione questi fondi. Sono interventi immediatamente cantierizzabili, perché abbiamo presentato 6 progetti esecutivi, quindi non c'è bisogno di, diciamo, altri 60 giorni che a volte servono per fare i progetti esecutivi, ma sarebbero immediatamente cantierizzabili. Decideremo ovviamente caso per caso se attendere magari, diciamo così, quali interventi poter fare con le scuole aperte e quali invece realizzare tra la metà di giugno, per, diciamo così, poter consegnare le scuole ristrutturate all'inizio del nuovo anno scolastico 2015-2016. In più, diciamo, noi abbiamo un'altra buona notizia, che sono stati 200.000 euro che la regione, gli interventi per 200.000 euro che la regione sta effettuando a Viale Adriatico per restituire alle scuole medie la loro aula magna, agli alunni delle scuole medie la loro aula magna, che era inagibile ormai da tanti anni. Oltre a un'altra serie di interventi, come il consolidamento di un muro perimetrale che stava di fatto mettendo in pericolo una piccola strada del quartiere Montesacro, via Procida, che però era puntellata da, in questo muro era puntellato da, penso, oltre un decennio, me lo ricordo io, insomma, ero ragazzino. Finalmente siamo riusciti a intervenire anche su quello, grazie ovviamente alla giunta regionale di Nicola Singaretti. Paolo, c'è l'impressione che, diciamo, negli ultimi tempi, forse negli ultimi giorni, si è sbloccato qualcosa, cioè si è reso un po' più fluido il rapporto, che già comunque è agevolato, appunto, dall'avere una comunione politica, insomma, abbastanza diffusa, e quindi il dialogo però si sia ulteriormente fluidificato, migliorato, e quindi l'arrivo di questi soldi, come anche lo sblocco di altre situazioni importanti nel municipio nostro, nel terzo come in altri, insomma, ci sia stato questo miglioramento, forse nel rapporto e anche nell'ascolto da parte, insomma, di Regione, Roma Capitale, dei municipi. Ma io credo che in realtà semplicemente alla fine del 2014 stiamo iniziando a raccogliere alcuni dei frutti di azioni sistematiche che si fanno nei primi mesi del mandato, e quindi uno fa un lavoro che non si vede il giorno dopo, ma, diciamo, pianta dei semi perché crescano e perché possa raccogliere dei frutti dopo il tempo necessario per farli maturare. Quindi questo è il caso del bando sull'edilizia scolastica, il bando è il caso degli interventi ad esempio sul plesso scolastico di Viale Adriatico. A settembre è stata aperta la palestra Agnini, diciamo, completamente ristrutturata.
adesso ci sono gli altri interventi sulla scuola. A dicembre e gennaio, insomma, verranno presentati i progetti sempre la Regione Lazio del recupero delle piscine dell'ex GIL. Insomma, ci sono una serie di questioni, diciamo, di lavori che uno mette in cantiere e che poi danno i propri frutti. Così come esattamente, no, lo scorso maggio abbiamo partecipato a un bando del piano di risanamento rurale, del sì, piano di sviluppo rurale, no, su una piccola misura dei vecchi, diciamo, 7 anni di finanziamenti europei, e l'abbiamo raccolta, insomma. Sono dei piccoli lavori, lì riusciremo con quei fondi a recuperare un vecchio percorso, diciamo così, dentro il Parco Regionale Marcigliana. L'abbiamo chiamato la passeggiata della biodiversità, cioè saranno circa 2 chilometri di percorso a piedi che le famiglie potranno fare, con un'area picnic per andare alla Marcigliana, per visitare le aziende agricole e le fattorie che sono appunto un pezzo importante del nostro territorio e che possono essere appunto una leva di sviluppo per l'economia locale. Però ecco, sono questioni che maturano nel tempo, quindi è chiaro, rispetto a questioni stringenti di manutenzione ordinaria, magari siamo sempre lì a rincorrere le emergenze. Quando riusciamo anche a raccogliere i frutti dei lavori, diciamo, di pianificazione, invece, diciamo, abbiamo anche qualche boccata d'ossigeno in più, e quindi, diciamo, non è che c'è stato una fase 2, è successo qualcosa, semplicemente abbiamo fatto un lavoro che si vede nel tempo. Devo dire, e questo qui ovviamente è una questione squisitamente politica, che evidentemente i nostri predecessori non ci avevano lasciato proprio nulla, cioè non c'è stato un bando che abbiamo vinto a cui aveva aderito la giunta o che era stato, diciamo, fatto sugli impulsi della giunta di centrodestra. Cioè sono passati 7 anni di finanziamenti europei senza che un territorio grande come il terzo municipio avesse beneficiato di un euro della comunità economica europea. Cioè, e quindi questo, dico, su questo e su altro evidentemente è chiaro che uno sconta la non programmazione degli anni passati, no? E quindi, anzi, in qualche caso devo dire che su finanziamenti ricevuti da altri enti pubblici a favore di questo municipio, in qualche caso abbiamo avuto delle lettere, diciamo così, delle azioni diciamo che ci hanno richiesto indietro. Cioè chi ci ha finanziato per fare, che ha finanziato il municipio negli ultimi 5 anni per fare azioni, in qualche caso ci ha richiesto indietro i soldi perché erano stati spesi male, perché non erano stati rendicontati, perché non erano stati spesi tutti. Cioè, voglio dire, ecco, su questo sicuramente si vede in tutto e per tutto un cambio di passo tra un'amministrazione e un'altra, cioè tra chi vuole dare delle risposte puntuali, per carità anche concrete, ma nell'oggi, e chi invece pensa di costruire e ha un'idea, secondo me, di sviluppo del territorio che è più lunga. E quindi probabilmente, diciamo, a chi ha una buca sulla strada sotto casa o ha bisogno di avere strisce sotto casa, che deve aspettare, perché ovviamente c'è una programmazione, ma dall'altra parte, diciamo, riusciamo anche a mettere in campo degli interventi diversi e più importanti per il territorio. Paolo, la settimana scorsa c'è stata una occupazione, diciamo, simbolica, adesso non so come definire, comunque da parte di alcuni cittadini, non solo, del terzo... Paolo, riesco... sento ti molto sento, il... Ti sento male, Valerio, sì. Ti sento malissimo. Anch'io, nel senso che sento solo i bambini che strillano. Ah, benissimo. Ok, ora mi senti meglio? Molto meglio, sì. Perfetto. Allora, stavo dicendo, la settimana scorsa c'è stata un'occupazione da parte di alcuni cittadini dell'aula consigliare lì a Piazza Sempione, non c'erano solo cittadini, anche rappresentanti del Movimento 5 Stelle, e sono state fatte tutta una serie di richieste, vi siete incontrati. Ci puoi un attimo informare su quello che è successo e su quali saranno i prossimi passi, perché ecco, erano varie le richieste da parte loro, parecchie, insomma, diciamo così, e a quanto so ci sarà un incontro con dei rappresentanti della giunta di Marino.
Ma sì, c'è stato questo, diciamo così, questa iniziativa che io ho sempre detto, anche per motore di iniziativa del tutto abnorme rispetto a quello che è, diciamo, la quotidianità del municipio. Cioè posso dire che nelle nostre stanze, cioè nei nostri uffici, il municipio ascolto chiunque lo chieda, senza la necessità di arrivare a un'occupazione. Ne è riprova il fatto che io oggi sto facendo un incontro programmato da tempo con uno dei comitati di quartiere che, insomma, ha sostenuto di aver bisogno di occupare l'aula municipale per poter parlare dei problemi del quartiere. Insomma, un po' forse un paradosso, io dico forse anche dato alla psicosi di non sapienza in cui tutti ci si sente periferia. Ecco, anche in questa sede qui ho detto, beh, insomma, se Talenti pensa di essere periferia, insomma, siamo un po', certo, certo, un po' fuori strada, no? Vale per Montesacro, ma vale pure per la stessa Serpentara, insomma, no? Sono quartieri ormai che erano periferia forse 20 anni fa. Oggi bisogna anche fare uno scatto di orgoglio, di considerazione, anche pretendere ovviamente di essere cittadini romani appieno, ma insomma sicuramente non parliamo di aree di disagio sociale così ampio, aree che hanno sicuramente nel nostro municipio una serie di problemi, ma insomma voglio dire non così grandi. I temi, diciamo, affrontati con gli incontri che sono scaturiti con i due assessori della Giunta Capitolina riguardano in particolar modo il servizio di trasporto pubblico, le richieste che, diciamo, hanno mosso i comitati erano le richieste già promosse, diciamo così, alcune piccole correzioni che erano state promosse dal municipio diciamo così, possono essere solo velocizzate nella messa in pratica, ma insomma erano già delle linee di intervento che il municipio aveva richiesto all'assessorato alla mobilità e all'azienda municipalizzata ATAC. Parliamo ovviamente della maggiore puntualità e maggiore, diciamo così, controllo sull'esercizio delle tre linee express 60, 80 e 90, e dall'altra parte, diciamo, alcuni piccoli accorgimenti che possono migliorare l'esercizio delle linee 338 e 340 per le zone di Cinquina, di Vigne Nuove. Insomma, sono risultati che sono a portata di mano, diciamo, che incasseremo credo da qui a un mese, al limite nei primi giorni di gennaio 2015, ma che saranno presto risolti. Per quanto riguarda l'incontro con l'assessore Masini rispetto al degrado, no? Rispetto al degrado e alcuni interventi propri dell'assessorato alle periferie e ai lavori pubblici, anche lì, diciamo, i residenti hanno avuto alcune rassicurazioni, no? Sulle linee di intervento dell'amministrazione capitolina ha messo in atto con ACEA per implementare l'illuminazione pubblica, per la sostituzione delle lampade, diciamo, tradizionali con quelle a LED, e quindi aumentare l'illuminazione pubblica nelle strade di Roma, e dall'altra parte anche, no, la fornitura di nuovi tombini, esattamente come avevamo fatto noi e avevo raccontato sempre ai microfoni, sì, della vostra radio, no? La sostituzione dei tombini che sono stati rubati dal viadotto dei presidenti e da altre importanti arterie del municipio, che saranno presto rimessi in materiale composito e quindi non più in ghisa e materiali metallici che sono, diciamo, soggetti a furti. Paolo, se non ci sono domande da parte di Max, non so, Davide, ma... Io volevo fare una domanda. Una domanda, sì. Max, prego. Allora, tu oggi sei stato a fare una assemblea a Talenti, anche lì hai trovato un po' questa, l'hai definita secondo me perfettamente, quindi della virgoletto, la psicosi torsapienza, no? Tu sai, noi, qui nel quinto municipio di Carlo Docet, perché oltretutto lui è veramente periferia, perché sta alla Rustica, perché neanche torsapienza è periferia oramai, la psicosi torsapienza. Paolo, come ne usciamo da questa psicosi, come la definisci tu, di torsapienza? Dobbiamo solamente agire amministrativamente o ci abbiamo bisogno anche che la politica ritorni in campo a fare il suo dovere e quindi a parlare quotidianamente con la gente che ha piccoli problemi che poi sommati diventano grandi problemi? Ma indubbio che adesso, diciamo, ci sono delle sacche di esasperazione dovute a, se vogliamo, alla crisi economica, insomma, dovute anche alla sofferenza
dell'amministrazione municipale e diciamo così capitolina la possibilità di dare risposte immediate.